Nessun pareggio nella 14ª giornata di campionato della seconda categoria nel girone C. A 4 giornate dalla conclusione di questo che, come abbiamo sempre detto, è un campionato cortissimo, il comprensorio Corace batte anche il Casabona per lo Sport nell'anticipo di sabato e con 2-1 e mantiene i 4 punti di vantaggio sul Pianopoli, che è andato a vincere a Valle Fiorita contro l'Amaroni 3-2. Anche il Sersalese vince in trasferta alle Castella per 1-0 e quindi mantiene la terza posizione, appunto raggiungendo quindi appunto la stessa squadra delle Castelle. Anche lo Strongoli vince la propria partita contro il Petronà e il Palermiti riesce a vincere la seconda partita consecutiva in casa, battendo nello scontro diretto il San Nicola Carfizzi per 2-0 con la doppietta di Pugliese, e quindi non essendo più ultimo in classifica, lasciando proprio alla squadra crotonese l'ultima posizione con 3 punti di vantaggio e anche la differenza reti migliore rispetto agli incontri tra andata e ritorno. E adesso vede avvicinarsi anche la possibilità di poter scavalcare in terz'ultima posizione l'Amaroni, che, come dicevamo, è stato sconfitto dal Pianopoli. Un Pianopoli che era andato in vantaggio per 3-0 nel corso del primo tempo e poi non è bastata la doppietta di Conte al 37esimo sempre del primo tempo e all'87esimo su un calcio di rigore per riequilibrare le sorti della partita. Fazio per il comprensorio e Bevacqua, appunto, sono i marcatori dei gol del comprensorio Corace, mentre Parisi aveva pareggiato inizialmente all'80esimo per quanto riguarda il Casabona. L'Academy Strongoli vince con un gol di Scida al 47esimo del primo tempo, quindi nel finale del primo tempo, ed è Mancuso invece il marcatore all'88esimo per la Sersalese, che è andata a sbancare, come dicevamo, il campo dell'Amatori Le Castella. Abbiamo sempre detto questo campionato molto corto, c'è da verificare ancora la partita, ci deve essere il recupero tra Amatori Le Castella e Casabona. La partita, come ricordiamo, è stata rinviata, sospesa sull'1-1, quindi bisognerà verificare il risultato finale dopo il recupero per vedere se la squadra delle Castella riuscirà a recuperare la terza posizione in classifica. Per il momento è quarta, diciamo è terza, però con gli stessi punti della Sersalese. E adesso vedremo come andrà a finire questo finale di stagione abbastanza interessante a questo punto, sia in testa che in coda.